Buongiorno a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un clic. Oggi sono niente poco di meno in compagnia del presidente Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. Qui diamo il benvenuto. Buongiorno presidente. Buon pomeriggio a tutti voi. Io sono contentissima perché oltre ad aver avuto il piacere di conoscere anche il presidente che c'era prima, Sergio Chiamparino, e quindi adesso ho il piacere appunto di parlare con il nostro amico Alberto Cirio. Chiediamo a lui, oggi siamo a Bra e siamo alla, cosa si può dire, l'inaugurazione della scuola primaria Provvidenza qui a Bra. Remake, dal tuo punto di vista che cosa pensi che possa essere? Beh, questo è un momento bello perché inauguriamo i lavori di ristrutturazione, recupero, ammodernamento, messa in sicurezza di un'area importante di una scuola primaria della Provvidenza, che è una scuola storica di fine 1700 della città di Bra. Ed è una bella cosa perché quando si apre una struttura, la si inaugura, la si rinnova, che deve ospitare i nostri bambini, questo vuol dire che stiamo facendo bene il nostro lavoro, perché le risorse bisogna spendere sempre bene e non c'è miglior modo di spendere i soldi pubblici che per i nostri anziani e i nostri piccoli. Quale futuro a questo punto prevedi per i nostri bambini che approdano alla appunto scuola Divina Provvidenza? Beh, io auguro loro di vivere una vita felice e soprattutto di riuscire a competere veramente in quella che è una vita sempre più complicata, dove avranno sicuramente tante difficoltà, perché la competizione dei nostri bambini è una competizione mondiale, perché ormai la globalizzazione fa sì che chi nella vita vuole crescere, vuole giustamente affermarsi, avere il suo spazio, dovrà farlo andando anche in concorrenza con quelli che sono i bambini di tutto il mondo. Ma proprio per questo è una grande opportunità, un'opportunità di crescita nel rispetto assoluto di tutti, nel rispetto di tutte le persone e soprattutto anche con un forte radicamento in Bra, che è una città meravigliosa, non soltanto perché è una città che appartiene al nostro Piemonte, ma è una città meravigliosa perché qua ci sono persone, pensiamo solo al Cottolengo per dirne una su tutti, che davvero nella loro vita hanno insegnato tanto. Io non posso far altro che essere contenta perché noi come Notizie in un clic da tanti anni pubblichiamo quelli che sono gli aspetti e siamo in collaborazione editoriale con la città di Bra. Quindi non solo asili, non solo strutture, ma Bra che cosa può ancora offrire dal punto di vista, perché no, anche di turismo. Beh, Bra è una città che con CIS, che con la salsiccia di Bra e la carne, ha saputo davvero conquistarsi uno spazio nel turismo enogastronomico importante. È una città che insieme ad Alba e Asti oggi rappresenta un'azienda turistica locale che è quella UNESCO, quella che è protetta come patrimonio mondiale dell'umanità, e quindi sicuramente la leva di questa città può essere anche una leva di carattere turistico, come di fatto lo è, e quindi ben vengano anche tutte le iniziative che vanno a valorizzare questo aspetto. Grazie comunque al presidente Alberto Cirio per essere stati qui con noi. Il prossimo e alla prossima Loredana Notizie in un clic.